Stasera parleremo, anzi leggeremo piuttosto che parlare, ma leggeremo in particolare quei manoscritti che sono stati copiati con grano più di 2200 anni e non solo, che esistevano e provengono dall'epoca dei scritti degli antichi, abbiamo parlato, dal XV secolo avanti Cristo, quindi al piedi del deserto del Monte Sinai. Inizia l'origine, abbiamo visto, degli scritti speciali che vengono depositati e messi vicino all'arca del patto, e poi nei secoli solo quelli che superarono il test, quelli da cui si capiva e vedeva che rotoli futuri o leggenti, cosiddetti profeti, che annunciavano le parole dell'Eterno, dell'Elohim, dell'Ayam, solo quelle di cui il futuro si realizzava venivano considerati e colti come rotoli speciali di cui l'Eterno ha parlato. Ebbene, nella porzione di rotoli che abbiamo trattato in queste 10-11 puntate, ora, nella porzione di rotoli che tratta del futuro, abbiamo visto molte cose in questo percorso, riguardo il futuro delle profezie che sono realizzate con una precisione matematica, in questa categoria di rotoli ci sono le informazioni che, se abbiamo visto nella terza serata le profezie delle 3-4 antiche città, esaminati dal professor Peter Stoner e studenti durante un anno, più 600 studenti durante un anno, se profezie antiche hanno superato il test, praticamente sono stati messi alla prova dalla scienza, bene, adesso invece abbiamo delle informazioni nei rotoli antichi che, se andassimo a leggere, dovremmo leggere, le informazioni che riguardano la salute, i geni, alimentazione e altre cose del genere, che sono provenute dallo stesso colui che ha rivelato il futuro. Non sono i rotoli speciali in cui le profezie, questi rotoli sono realizzati perché c'erano scienziati, c'erano igienisti e professori di medicina. No, sono lì queste informazioni perché quelle parole si ritenevano provenute dall'Elohim Adonai. Per questo sono state copiate, scritte, fanno parte di questi rotoli speciali. E quindi, se le profezie, antiche profezie, questo come sono state in questi giorni, antiche profezie, prova di scienza, questa volta andremo quasi con la lente di ingrandimento della scienza, alla luce delle ricerche recentissime che abbiamo della scienza, della medicina e della scienza alimentare, a esaminare delle informazioni che ci sono, che sono dentro i rotoli del Mar Morto, rotoli che sono rinvenuti nelle 11 grotte di Qumran, che sono custoditi nel rifugio antiatomico a Gerusalemme in Israele. E cosa molto bella e interessante, qui sono codici praticamente di diversi rotoli che tratteremo, in particolare i loro contenuti, in questa conferenza, prendendo in considerazione non soltanto dei scritti della Tanakh speciale e del testo anche masoretico, qui lo stesso si parla di questi scritti, ma prenderemo in considerazione perfino la traduzione di queste informazioni che fu fatta già nel terzo secolo avanti Cristo. Quindi non soltanto che abbiamo rotoli che sono del terzo secolo avanti Cristo, come antichità, che sono più antichi gli abitanti di Qumran, che provengono da un antico passato, non sono provenuti di pugno degli abitanti di Qumran, ma sono stati perfino tradotti già nel terzo secolo prima di Cristo queste informazioni. Quindi calcoliamo, si sta parlando di qualcosa di più di 2200 anni, delle copie e dei rotoli che abbiamo
l'altra cosa che prenderemo in considerazione è perfino anche il rotolo del Tempio, un rotolo che non fa parte dei scritti degli antichi, ma è importante perché gli abitanti di Qumran sono autori di quel rotolo. Perché lo prenderemo in considerazione? Perché in questo rotolo, di cui loro sono autori, citano assai molti testi e scritti degli antichi, tra quelli che noi leggeremo, sia in questi, da questi rotoli sia nel loro rotolo. Partendo praticamente da quello che riguarda l'alimentazione, igiene, salute e così via, vorrei chiedervi, vi ricordate il film comico fatto da Massimo Troisi e Roberto Benigni, Non ci resta che piangere? Ecco, loro si ritrovano nella storia di questo film a ritornare nel Medioevo, indietro praticamente, si perdono in Toscana e si ritrovano praticamente a essere tornati indietro. E la cosa interessante che colpisce, non so se vi ricordate la scena, quando la mattina si svegliano in questa locanda, questa taverna, nella casa delle persone, vengono colpiti perché il tizio che aveva dormito anche con loro, la mattina, per andare in bagno, praticamente apre le finestre, anzi le finestre aperte, quello è il bagno, le finestre aperte di casa sono il bagno, si mette a urinare. Vi ricordate questa scena? Mentre Troisi viene chiamato da Benigni, ridendo, dice: guarda cosa sta facendo, come si per dire, una cosa che fa ridere, strana, fuori dal normale. Ebbene, cosa interessante è questa, che loro ridono anche se il titolo del film Non ci resta che piangere. Queste pratiche nel Medioevo facevano veramente piangere, non solo, causavano le malattie, la peste e la morte di centinaia di migliaia di persone in diverse parti del mondo. La popolazione è stata decimata, sterminata a causa delle malattie che si sono praticamente propagate proprio a causa di questo stile di vita, cioè quello di non sapere, essere nell'ignoranza nel non sapere che le norme igieniche, alimentazione e tante cose incidono sul andamento della nostra vita e sulla nostra salute. E questi borghi medievali con le stradine molto strette, vi immaginate quando tutti iniziavano a scaricare dalla finestra sia i loro escrementi sia le urine, che cosa succedeva e l'odore sgradevole che c'era e così via. Quindi, se voi calcolate, trascurare queste norme praticamente ha fatto ammalare le persone che sono prematuramente morte. E siccome i rotoli parlano che c'è libero arbitrio, che non c'è una predestinazione, un destino, che uno deve per forza morire in quel giorno e così via, si sta parlando, e ci sono consigli di rotoli riguardo alla salute e alimentazione, che noi possiamo scegliere il bene anziché il male, che noi dobbiamo libero scegliere la benedizione, non la maledizione, scegliere il bene, non il male, la vita, non la morte. E ci sono dei consigli in questi manoscritti che, se vengono presi in considerazione e messi in pratica, possono aiutare la vita, anzi non soltanto, possono aiutarci a rimandare e spostare la data del nostro proprio funerale. Ora, il fatto che abitanti di Qumran vivessero a lungo, dato di fatto anche, non soltanto che è dovuto alle norme igieniche, alimentari, salutari a cui si attenevano, che sono dovute a questi manoscritti speciali. Che sia un fatto noto anche storici fuori di Qumran, lo vediamo, perché stesso Giuseppe Flavio descrive gli abitanti di Qumran in questa maniera. Adesso possiamo leggere anche questo testo. Giuseppe Flavio dice così: hanno una cura straordinaria degli scritti degli antichi, scegliendo specialmente quelli che riguardano il profitto dell'anima e non solo, scritti che riguardano il profitto dell'anima e del corpo, quindi non solo salute dello spirito, anche del corpo. E in questi rotoli speciali, come vedremo fino a loro che copiavano, citavano le indicazioni che hanno trovato nei rotoli antichi della Tanakh ebraica, queste informazioni che studiavano, leggevano, erano predilette queste tematiche, prediligevano
lo studio, e dice, e qui studiano come guarire le malattie e così via, così via. Quindi cercavano anche di capire quali sono le condizioni buone. Non solo questo, un'altra cosa che Giuseppe Flavio stesso racconta e dice riguardo ai campi di Qumran è questo qui. Dice, paragrafo 151, dice, sono anche longevi, tanto che i più di essi oltrepassano i 100 anni, a motivo della semplicità del genere di vita, a quanto mi sembra, e della regolarità. Quindi si dice che consumavano del pasto al giorno, i pasti erano frugali, non mescolavano tante cose, mangiavano, ma non mangiavano per misura. E adesso vedremo ancora, no? Oltre questo, oltre stile di vita, visto che molti tra di loro oltrepassavano 100 anni, erano conosciuti per questo, e il fatto che davano attenzione anche alla salute e a quello che c'è scritto nei scritti degli antichi, che loro prediligevano e avevano cura, adesso tra poco leggeremo le cose che loro sapevano e conoscevano. Un altro dato molto interessante che vorrei passare e ricordare insieme a voi è questo dato qui che riguarda le abitudini riguardo l'igiene, no? Abbiamo parlato poco fa riguardo le urine e gli escrementi che venivano gettati dalle finestre, avevano fatto morire e fatto portare alla morte molte persone. Riguardo l'igiene, riguardo l'importanza dell'acqua, di lavarsi i vestiti, di lavare il corpo, di fare le docce, no? E, ecco per esempio un dato interessante, per esempio nel XV secolo Isabella di Spagna si vantava di essersi fatta il bagno 2 volte in tutta vita sua, alla nascita e prima del suo matrimonio. E poi nei giornali scrivono una domanda: sarà per questo che Colombo se n'è andato per mari? E non solo, voi immaginate che odore sgradevole per una persona che si lava alla nascita solo prima del matrimonio tutta la vita, non vedere cosa significa un bagno d'acqua bene a spostare tutta la sporcizia praticamente. E vi ricordate, ogni tanto spruzzavano, è impressionante, ma è così. E un'altra cosa interessante, per esempio, la prima vasca da bagno fu installata alla Casa Bianca, più tardi fu costituita con una grande, qui potevano stare 4 persone, e questo è accaduto quando il presidente Taft rimase incastrato in quella originale, quella precedente, per dire. Cioè, parlare di una vasca per lavarsi, quindi stiamo parlando del 1851, ora in quell'epoca, 1851 e prima, vi ricordate riguardo questa non abitudine di lavarsi il corpo e quindi accumulare tutta la sporcizia addosso? Ma non solo, l'abitudine anche di non lavarsi i vestiti. Faccio un esempio. Vi ricordate quelle scene dal film da cowboy, dove il tizio cavalca dopo diversi mesi, finalmente arriva a una locale, da un hotel, si lava in una botte, subito quando esce fuori, dopo si asciuga, rimette gli stessi abiti insolenti che hanno servito il sudore e con cui ha cavalcato e così via. Quindi tutto quello che il nostro corpo riesce a espellere fuori, le tossine, le sporcizie e così via, vengono assorbite dai vestiti. E non lavare i vestiti è come se, per dire, la nostra pelle respira, riassorbe indietro le cose sporche. Quindi tutte queste cose qua, insomma, erano praticate in questa maniera perché la gente vive in ignoranza, molte malattie, la vita, le persone non vivevano a lungo, abbiamo parlato prima, e non solo. Un'altra cosa ancora più tragica di queste, riguardo l'igiene e i sanatori, quando i medici, le infermiere assistivano i malati, se per esempio toccavano, trasportavano le salme delle persone che sono decedute, non immaginavano che fosse una cosa molto importante lavarsi le mani dopo aver toccato le salme, per esempio, le persone che magari vanno in decomposizione e così via, di lavarsi le mani prima di andare ad assistere le donne che partorivano.
a causa delle infezioni, a causa di quello che trasmettevano toccando con le mani le sarme delle persone decedute, dei morti, i cadaveri, e poi andando a toccare praticamente le mani che partorivano, succedeva, e molte sono state le infezioni, molte morti che si potevano evitare se si lavavano le mani. Quindi sia le madri che morivano, assai, sia le madri che morivano. Solo 250 anni fa, e questo è un dato di fatto, la medicina ha scoperto che una buona prassi, una buona cosa, questa prassi qui, lavarsi le mani prima di procedere all'intervento chirurgico. Quindi sapere che se hai toccato qualcuno, qualcosa, o dei malati, oppure del genere. Ora, guardate cosa è stato rivelato, non 250 anni, che la medicina ha scoperto che una buona prassi lavarsi le mani prima di andare a toccare, procedere un intervento chirurgico. Cosa più di 2000 e 200 anni, già nel 2300 i greci che avevano tradotto queste parole, voi immaginate? XV secolo avanti Cristo, l'origine di questi rotoli ai piedi del Monte Sinai, i rotoli vengono depositati dentro il tabernacolo ebraico, vicino all'arca del patto, poi in seguito vengono copiati nei secoli. Ora, più di 2300 anni venivano copiati, ma esistevano già prima queste informazioni che non troveremo nei reperti archeologici dei musei, né provenienti da egizi, né dai sumeri, né dai babilonesi, né dagli assiri, né da medo-persiani, né da greci, né da romani. Questa è un'altra diapositiva con gli altri codici di altri rotoli rinvenuti in diverse grotte, da qui prendiamo testi e basiamo questa conferenza le tematiche che erano molto a cuore agli abitanti di Qumran. Allora, guardate qui. Traduzione. Ogni letto su quale si corica chi ha il flusso. Queste sono rotte di attenzione che abitanti di Qumran copiavano, leggevano e dedicavano due terzi della notte e due terzi del giorno per leggere questi scritti speciali. Quindi se ritrovavano di nuovo, quando ripetevano di nuovo la lettura, finendo i scritti antichi, ripetevano di nuovo, quindi si leggevano in continuazione, ripetevano le stesse cose, quindi sapevano, mettevano in mano. Ogni letto su quale si corica chi ha flusso, quindi una persona che ha un flusso, malato, una ferita, letto, sangue, qualsiasi cosa del genere, sarà impuro. E ogni cosa su cui si siede sarà impura. Chiunque tocca il suo letto, quindi non soltanto quello che non sapevano e si è scoperto dopo 50 anni della medicina, che una buona prassi lavarsi le mani prima a procedere l'intervento chirurgico, e non capivano che toccando i cadaveri, se poi assistevano donne al parto, morivano le donne, ma perché i neonati. Qui si diceva che ogni letto su cui è coricato qualcuno che è malato, c'è il flusso, e chiunque tocca il suo letto, sentite qui il trattamento, laverà le sue vesti lavate, poi e si laverà anche lui nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Quindi una volta lavato sia le vesti, non poteva rientrare nell'accampamento in mezzo alle persone, praticamente fino a sera. Cosa vuol dire? Finché c'era sole era esposto ai raggi del sole, per cui i raggi del sole distruggono batteri, e una volta così la sera poteva essere considerato puro, poi entrare nel campamento, avere contatto con gli altri familiari e così via. Chi si siede su qualunque cosa su cui si è seduto, chi ha il flusso, laverà le sue vesti e si laverà nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Un'altra cosa molto interessante copiata qui da abitanti comunali è letta. Chi tocca il corpo di chi ha il flusso, quindi non soltanto cadaveri, ma perfino una persona viva che dice non è morto, perché no, perfino una persona malata che ha il flusso, chi tocca il corpo che ha, si laverà le sue vesti e si laverà nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. E sentite qui una cosa strepitosa. Traduzione. Se chi ha il flusso sputa su uno che è puro, quindi non c'è un contatto fisico, però c'è il contatto alla saliva,
va sputato. Questi sentite di conseguenza la reazione cosa, di questi rotoli antichi. Questi laverà le sue vesti e si laverà nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Questa è una cisterna trovata all'interno del villaggio di Qumran. Tanta acqua che utilizzavano, quindi le norme igieniche di rotoli speciali che loro copiavano, leggevano, sono 2300 anni all'avanguardia rispetto alle scoperte della medicina, salute, igienisti, tutto quello che vogliamo. E millenni rispetto ad altre civiltà che è un medioevo che navigavano nel buio riguardo molte di queste cose qua. Sentite un'altra cosa interessante. Le scale archeologiche di Qumran hanno visto che c'era una grande cura della raccolta dell'acqua. Siamo nel deserto, non è che piove sempre in continuazione, quindi le piogge che c'erano e l'acqua che c'era doveva essere raccolta bene, poi veniva decantata. E guardate il sito che ci fa vedere proprio questa grande quantità di enormi cisterne d'acqua che venivano accumulati perché ovviamente ci tenevano molto a norme igieniche e alla salute. E infatti si vede, quando siamo stati circa 4 settimane fa, quando siamo stati circa Qumran, è testimoniato proprio da questo. Ecco la cisterna, poco fa che avete visto come profonda, come tante altre. Ecco un altro acquedotto che praticamente raccoglieva l'acqua, quello qua che vedete, e va di Qumran. È il fiume che non c'è, il fondo del fiume che diventa quando piove. E diventa un fiume vero e proprio, però quando piove. E vedete il colore praticamente che ha schiarito praticamente questa parte qui. E quindi questo scendeva verso il villaggio di Qumran e avevano i condotti che abbiamo fatto vedere poco, che portavano l'acqua all'interno del loro villaggio. E poi c'è ancora la manta impermeabilizzante. Ora voi calcolate, i resti del villaggio ci sono. Voi calcolate, i resti delle vasche ci sono con le scale e non solo. Guardate qui l'entrata, uscita quando uno viene da una parte per uscire dall'altra e così via. Guardate a quell'otto in mezzo che poteva andare verso le cisterne praticamente e diversi recipienti, cisterne per raccogliere quest'acqua che veniva anche decantata. Guardate questa quanto enorme, cioè per scendere giù, io andrei a vedere sopra, si sta parlando di diversi metri, e questa è una praticamente molto grande rispetto a altre, ma una delle tante. Ed ecco qui, questo ci fa vedere la cura per l'igiene. Questa è testimonianza di un'altra vasca con le scale dove vedete questa linea in mezzo. Lo sapete questa linea in mezzo che cosa indica? Chi scende chi sale. Esatto, chi scende chi sale. Una cosa tipica che c'era anche a Gerusalemme, dove c'era tanta gente, quindi c'era proprio questa separazione da chi scende chi sale, proprio per questi lavaggi che avevano. Quindi questa cosa qui era nota a Qumran e quindi ci tenevano tanto e vedevano in pratica queste descrizioni che loro leggevano. Ora, cosa interessante ancora, voi calcolate, nel rotolo della prima grotta, trovato, eccomi la prima grotta, nel 1946, la traduzione di questo rotolo, dice così, che l'Eterno Elohim Adonai disse ai suoi vigenti, profeti e alle tutte le generazioni, perché questo rotolo c'è scritto che i contenuti si rivolti a tutte le generazioni e a tutti i popoli, tutte le nazioni che esistono sulla terra. E in questo rotolo, dopo aver rivelato molte cose sul futuro, dice e va a specificare ovviamente dopo diversi secoli che ha rivelato le cose legate all'igiene e come queste che abbiamo letto nei libri trovati a Qumran. Dopo diversi secoli dice così: ti faccio udire cose nuove, cose nascoste, che tu non conoscevi. Prima di oggi non le avevi udite, perché tu non dica, ecco io le sapevo. No, tu non l'hai né udite né sapute. Quindi è un patrimonio
che viene da un antico, lontano passato. Ora voi calcolate che perfino i calamai trovati all'interno del villaggio di Cunani, in fondo hanno conservato l'inchiostro pietrificato. Quindi è possibile anche a distanza di tanti millenni riuscire a capire di quello che è stato trovato, come viveva e così via. Guardate un altro testo che loro copiavano, che riguardava gli oggetti. Poco fa abbiamo parlato del fatto di toccare una persona malata, non malata, i vestiti, sputo e così via. Guardate qui come dovevano essere trattati gli oggetti su cui un malato, colui che ha il flusso, si è seduto, toccato o da qui ha mangiato. Sentite qui. Ogni sera su cui monta chi ha il flusso sarà impura. Chiunque tocca qualunque cosa che è stata sotto di lui sarà impuro fino alla sera. Chi trasporta tali cose laverà le sue vesti e si laverà nell'acqua e sarà impuro. Quindi non soltanto il fatto del contatto con chi è malato di un bagno flusso o magari lo sputo, ma perfino se trasportato dei oggetti su cui lui è stato toccato o è seduto, bisogna avere lo stesso trattamento. Chiunque tocca chi ha il flusso senza essersi lavato le mani dovrà lavare le sue vesti e lavarsi nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. E sentite riguardo i vasi. Il vaso di terra toccato da chi ha il flusso sarà spezzato, mentre ogni vaso di legno sarà lavato nell'acqua. Quindi avete visto anche la conoscenza che vaso di terra che magari possa e assorbe di più rispetto a legno se lavato può rimanere, l'altro invece no, spezzato in questi casi qua. Un'altra informazione che riguarda non soltanto il flusso ma perfino le ferite, le piaghe, guardate che riguarda la piaga: sarà impuro tutto il tempo che avrà la piaga, è impuro, vivrà da solo la quarantena. C'è. In quale epoca stiamo parlando? Queste cose sono già copiate nel 2300 anni prima, diciamo fa, 2-3 secoli prima di Cristo, già la traduzione fu fatta in greco. Questi avevano già questi robe del terzo secolo e il secondo li leggevano. Quindi vivrà da sola, abiterà fuori nel campo. Se sul vestito c'è una piaga di lepra, se un vestito di lana o un vestito di lino, un tessuto, un lavoro a maglia, di lino, di lana, in pelle o in qualsiasi oggetto fatto di pelle, questo che vedete è un pezzo di stoffa trovato a quelli che appartenevano a un grano, no? Dice, qualsiasi oggetto, di lino, lana, pelle, su qualsiasi oggetto fatto di pelle, se la piaga è verdastra o rossastra sul vestito, sulla pelle, sul tessuto, sulla maglia o su qualsiasi oggetto fatto di pelle, è piaga di lepra e sarà mostrata al sacerdote. Guardate un'altra descrizione interessante. Questi sono i sandali, lo stesso che appartenevano, trovati a quelli che stavano accumulati. Il sacerdote, continua la traduzione, esaminerà la piaga e isolerà per 7 giorni colui che ha la piaga. Il 7° giorno, quindi quarantena, ma in stretta osservazione, da una settimana a una settimana. Il 7° giorno esaminerà la piaga e se la piaga si è diffusa sulla veste o sul tessuto o sulla maglia o sulla pelle o su qualsiasi oggetto fatto di pelle, è una piaga di lepra maligna e cose impure. E guardate qui il trattamento che sapevano in questo caso qui. Egli brucerà quel vestito o il tessuto e la maglia di lana o di lino o qualunque oggetto fatto di pelle su cui è la piaga, perché la lepra maligna sarà bruciata nel fuoco. Cioè sapete esattamente che certe cose sì, si lavano con l'acqua, l'altra invece non possono essere lavate con l'acqua. Per poter sconfiggere bisogna sterilizzare, distruggere, uccidere col fuoco. E sappiamo anche lo stesso oggi, sterilizzazione, certi batteri possono essere uccisi e così via, col fuoco e così via. E cosa interessante, la stessa cosa si parla quando riguarda gli oggetti della casa, il legno
oggetti di pelle, e se questa piaga si propaga, come qui dice, nell'interno della casa, perciò demolirà la casa e porterà le pietre, il legname e l'intonaco fuori della città, in un luogo impuro. Quindi è interessante sapere che sapevano che è meglio che un pezzo di vestito sia distrutto, ma conservare la salute propria e quella degli altri, e anche la stessa cosa, fare meno degli oggetti in una casa, compreso la casa, portarla fuori, distruggerla, ma conservare la salute del resto dell'accampamento. Guardate un'altra cosa interessante, che abitanti con me sapevano come erano, poiché l'Eterno tuo Elohim cammina in mezzo al tuo accampamento per liberarti e per darti nelle mani i tuoi nemici. Perciò il tuo accampamento sarà speciale, messo da parte, particolare, perché l'Eterno non veda in mezzo a te alcuna indecenza e si ritiri da te. E guardate nei rotoli che loro copiavano, con quanta precisione gli avevano insegnato su molte cose, perfino anche quelle che riguardano i bisogni. Traduzione dall'ebraico: e fra i tuoi utensili avrai un fiore, e quando andrai ad accovacciarti fuori, con esso scaverai una buca e poi coprirai i tuoi escrementi. Cioè, questa è una scienza strepitosa, perché nel Medioevo si potevano risparmiare migliaia, centinaia, milioni di persone che sono state proprio le vittime, vivendo nell'ignoranza e mancanza di queste informazioni così scientifiche, così vere e così precise, che hanno reso il beneficio sia agli ebrei che erano accampati durante 40 anni del loro vagabondaggio prima di entrare nella terra Canaan, ma sia poi di Israele, sia gli stessi abitanti di Qumran. Guardate qui, il villaggio di Qumran si trova qui, guardate quanto è distante, poco distante dalla grotta numero 4, dove sono stati rinvenuti molti dei rotoli che adesso stiamo guardando e leggiamo i loro contenuti, e dalla grotta 4, ecco, luogo dove c'era praticamente il bagno, la tavolezza, WC. Praticamente prendevano pioro, come abbiamo letto prima, quindi quando avevano bisogno uscivano fuori, e quindi venivano a questi luoghi, in modo che, visto che c'erano tante persone ed erano in molti, non succedesse a loro le stesse cose sarebbero successe di sicuro, che in un domani, magari, se non mettevano in pratica queste cose, queste norme igieniche, magari avremmo letto che nel 68 non furono massacrati dai romani, ma ci fu una grande peste, epidemia tra di loro, e sono morti come nel Medioevo prematuramente, da giovani, anziché di leggere, come abbiamo letto da Giuseppe Flavio, praticamente come abbiamo letto, che raggiungono molti l'età oltre 100 anni, e dice ancora anche questo: negli altri giorni essi scavano una buca, dice Giuseppe Flavio, profonda un piede, con la zampetta, di tale forma è infatti la piccola scure consegnata da loro ai nuovi aggregati, è fatto un riparo attorno col mantello per non offendere i raggi di Dio, si reggono su di essa, quindi rimettono nella fossa la terra scavata. Essi fanno ciò scegliendo i posti più solitari, perché molti tra di loro lavoravano, cioè chi conosceva la Grecia era lontano chilometri, quando c'erano qui, dove c'erano vicino villaggio, tutti sapevano posto più prossimo, ma abbastanza lontano da conservare loro un habitat puro e igienico, era questo. Ma quando erano, e anche qui lo stesso, facevano la stessa cosa con Piolo, ma quando erano in diverse parti, perché lavoravano, avevano chi era di diversi mestieri, chi accudiva greggi e così via, avevano con sé questo Piolo, facevano con mantello una specie di riparo, facevano loro bisogni, e dice, sebbene questa espulsione delle corporali immondezze sia naturale, e loro non lavarsi dopo di essa come se ne fossero rimasti contaminati.
Cioè, ancora oggi succede che le persone vanno in bagno, ora non parlo tanto del mondo femminile, perché, ma per mondo maschile, tornano a battere d'occhio, non senti chi sono davanti alle mani e continuano a toccare, ciao bambini neonati, piccolino come stai e gli altri. Cioè, ancora oggi, purtroppo, viviamo e ci rendiamo conto che per certi versi siamo dietro. Ora voi calcolate che effetti collaterali avevano queste cose qua nel greco, e guardate qui come praticamente era di beneficio agli abitanti comunali, e mettendo in pratica perché hanno trovato queste parole nei nostri scritti speciali, perché già nel medioevo le persone vengono ignoranti sotto questo punto di vista. Nell'interno di Milano di comunali, come siamo stati qualche settimana fa, abbiamo anche visto, si sa, che c'era anche luogo dove erano posti per le latrine. Questo che vedete qua, perché ovviamente il discorso di escrementi, le cose corporali, uno anche potrebbe trattenerci e già il tempo di andarci a sentire, ma quando si tratta di queste cose qua, talvolta possono esserci le cose immediate, quindi avevano proprio luoghi posti in cui queste cose venivano fatte e gestivano in questa maniera di genere, non è che venivano fatti come oggi, purtroppo si sa, in certi luoghi del mondo la gente continua a, ma parliamo di India, dove sia gli animali che gli uomini continuano a fare i loro bisogni in piazze, per strada, come se non fosse una cosa in molti posti, è così normale, ecco anche le malattie, conseguenze, effetti collaterali e così via. Andiamo avanti, guardate un'altra cosa interessante. Ma a voi ho detto, voi prenderete possesso del loro paese, ve lo darò come vostra proprietà, è un paese dove scorre latte e miele. Io sono l'Eterno, il vostro Elohim, che vi ho separato dagli altri popoli. Farete dunque distinzione e perfino vi ha dato i consigli sull'alimentazione. Cioè, incredibile! 250 anni fa la scienza, la medicina ha scoperto una buona prassi di lavarsi le mani prima di procedere a un intervento chirurgico. Qui 2300 anni già copiavano molte cose che andavano molto di più oltre, molto più precise riguardo al sputo, l'antenna e altre cose. Non c'è una data di quando prima del... Allora, queste informazioni hanno origine, i primi scritti all'epoca di Mosè, stiamo parlando del XV secolo avanti Cristo, che sarebbero 3500 anni. Invece, le più antiche coppie in assoluto che abbiamo, delle coppie di rotoli speciali, tra cui coppie delle rotoli di Mosè, sono praticamente, le abbiamo del terzo, secondo secolo avanti Cristo, quindi 2300 anni fa. Ma ciò nonostante, voi calcolate, è rivoluzionario, pensando che solo 250 anni fa la medicina senza ha capito determinate cose che sono state fatte e così via. Ora, riguardo all'alimentazione, guardate una cosa bellissima, c'è un consiglio sull'alimentazione anche. Gli ha fatto vedere che perfino per l'alimentazione è una buona cosa distinguere se proprio uno vuole mangiare la carne e ci passi della carne degli animali, a fare però una distinzione tra gli animali adatti per uso alimentare, chiamati puri, e gli animali da evitare, chiamati impuri. Sono rimasto stupito, perché lavorando 3-4 anni come oftalmologo, assistente oftalmologo, infermiere oculistico, ho avuto occasione di conoscere gli altri medici, questo poliambulatorio, e anche diabetologi, e anche dietologi. Sono rimasto sorpreso col fatto, l'abbiamo visto anche in terra dell'oftalmologia, dell'oculistica, che la gente si può rovinare con il cibo, può diventare cieca. Una delle conseguenze del diabete, che è strettamente legato all'alimentazione, per esempio, è la retinopatia diabetica. La retina che si stacca, praticamente la gente perde la vista, diventa cieca. E mi impressionavano le parole dell'oculista che diceva: ogni 6 mesi, ogni anno, quando rivedevamo le persone che erano in trattamento a causa della retinopatia diabetica, senza sapere come si alimentavano, diceva:
signora, lei ha fatto pazzie con il cibo, non è stata regolata, vedo dalla retina, tutto screpolata, staccata, dei problemi. E lei confermava, sì è vero dottore, non sono stata attenta, non riesco a controllarmi e così via. E benissimo, c'è una grande connessione tra quello che noi mangiamo e la salute che come conseguenza possiamo avere tra tante altre cose, oltre igiene e così via. E cosa che mi ha colpito è che la lista che è stata indicata, che tra poco vedremo anche verso la fine, degli animali indicati come puri, come buoni, se proprio lo vuole mangiare e utilizzare la loro carne, è quella che sentivo di diabetologo dire alle persone, mi raccomando signora, eviti questo tipo di carne. E quando faceva elenco rimanevo sbigottito, sorpreso, perché come se avesse saputo, andava a sconsigliare gli animali senza sapere che sono nella lista come gli animali da non utilizzare nell'alimentazione e considerare come gli animali impuri. E quando lei consigliava, diceva piuttosto mi mangi un petto di pollo o qualcosa del genere, così via, del tacchino. E dicevo, caspita, sta facendo elenco di quello che è la lista antica, di già copiata, saputa, 2300 anni fa la copiavano, leggevano queste cose qua e sono state date all'epoca di Mosè, 3500 anni fa addirittura. È impressionante. Quindi c'è un elenco degli animali indicati puri e quelli impuri, sia tra gli uccelli e sia tra gli animali che strisciano sulla terra e sia animali che ci sono praticamente che camminano o nelle acque e così via. E dice al popolo ebraico, non seguirete le usanze delle nazioni che io sto per scacciare davanti a voi. Essere hanno fatto tutte queste cose, c'è un elenco di degradazione da partire dal sacrificio dei figli e delle figlie nel fuoco che facevano molte nazioni. Poi diverso elenco che va, come abbiamo visto già nelle puntate precedenti, invocare spiriti, invocare morti e altre cose. E qui anche riguardo all'uso dell'alimentazione, l'uso della carne degli animali e altre usanze, dice, essere hanno fatto tutte queste cose, perciò io le ho in abominio. E non introdurrai cose abominevoli in casa tua, perché saresti condannato alla distruzione commessa. La detesterai e l'abominerai totalmente, perché è una cosa portata alla distruzione. Ora, una connessione tra i testi rotoli antichi della Tanakh, che giudei e ebrei copiavano e leggevano un anno. Di questi testi, anche abbiamo visto qualche sera fa, giudaismo raggruppatosi intorno alla figura messianica, intorno a Yeshua Mashiach, Gesù Messia, quindi giudaismo messianico, che dopo viene chiamato messianico, messia, cristiani, non rigetta il discorso della salute e queste norme alimentari. Si parlava della circoncisione che viene cessata, al posto di quella sono introdotte altre cose, i sacrifici e le leggi cerimoniali che riguardavano queste cose qua, perché il testo dei rotoli Daniele diceva, così Daniele, la morte del Messia farà cessare solo lo sacrificio e offerte e tutte le cose legate a questo, quindi le festività, Pasqua e così via, sacrifici legati a queste feste. E quindi questo movimento di giudei messianici intorno al Messia in tutto l'impero romano, perfino anche in Grecia e Corinzi, insegnavano l'importanza della salute del corpo. Sentite traduzione dal greco, 500 ottime copie, quello che i testimoni oculari di Messia, Yeshua, di Gesù Cristo scrivevano, anche questi come ebrei giudei in armonia con altri rotoli. Non sapete voi che siete il tempio di Dio e lo spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il tempio di Dio, che siete voi, è speciale santo. Quindi il nostro corpo, noi, per questo concetto, siamo il tempio in cui lui, col suo spirito, vuole vivere. Quindi la salute di questo tempio, di non distruggere, di non rovinarlo, anche in altre considerazioni, non soltanto tra gli ebrei giudei in Qumran, ma anche fuori dall'impero romano, le comunità si diceva l'importanza della salute.
Il tempio, il corpo e la salute si può guastare in tanti modi. Uccidere non è soltanto uccidere qualcun altro prossimo. Uccidere ci si può uccidere lentamente con il fumo. Si può guastare questo tempio, il corpo. Piano piano. Ci si può uccidere anche con le droghe, con l'acqua. Si può morire utilizzando questo stato. Quindi ci sono diverse cose che erano già dette. Attenzione a non guastare il tempio, a non guastare la salute del corpo, delle nostre persone, perché è un tempio che appartiene a lui. E questo tempio siete voi. Quindi non guastate, perché dentro di voi il suo spirito vuole abitare. E sentite una cosa fantastica che proviene dai rotoli antichi, tra poco in fondo poi vedremo la divisione e il menù riguardo all'alimentazione consigliata, oltre al fatto di igiene, lavarsi e altre cose, guardate un'altra cosa oltre all'alimentazione che è stata detta, quindi anche di non utilizzare le cose che distruggono il tempio. Quindi qualsiasi cosa che distrugge e porta alla morte, bisognava evitare per proteggere questo tempio. Era una cosa importante tra giudei e ebrei intorno al Messia e le comunità dell'impero romano che ci tenevano a questa cosa qui. Diverse persone, adesso la scienza finalmente sta scoprendo le cose che sono legate alla difesa, alle nostre forze del nostro sistema immunitario. E finalmente stanno scoprendo che c'è una grande connessione tra lo stato mentale e le difese immunitarie, la salute e i funzionamenti delle difese immunitarie del nostro corpo, a tal punto che Rita Levi Montalcini, anche lei di origini ebraiche, e molti altri medici hanno vinto dei premi, riconoscimenti, perché solo negli ultimi decenni hanno scoperto che c'è una grande connessione tra lo stato mentale, psichico e quello della salute. Guardate invece, più di 2300 anni, cosa è stato rivelato nei scritti della Tanakh ebraica. Traduzione: un cuore allegro è una buona medicina. Cioè, avere ottimismo, simpatia, serenità, essere di buon umore, è stato detto, è una buona medicina. Questo si trova nei proverbi, fa parte della Tanakh ebraica, anticamente questo fu tradotto anche in greco nel terzo secolo di Cristo. Abitanti di Qumran avevano, sono state trovate le copie di proverbi di Solomone che faceva parte della Tanakh. Ed è una cosa fantastica che solo negli ultimi decenni hanno capito che c'è una grande connessione. Voi immaginate le malattie psicosomatiche, invidia, ansietà, preoccupazione, odio. Non sono qualcosa che si tocca, non è qualcosa che è materiale. Però quando uno è in continuazione di ansietà, ti viene un'ulcera. E un'ulcera invece è una cosa assai materiale e assai riscontrabile materialmente nel nostro corpo. Quindi c'è una connessione che va molto più valutata negli ultimi anni dalla medicina e dalle ricerche mediche praticamente, che confermano proprio una saggezza profonda, antica, che con precisione ha rivelato in anticipo. Un cuore allegro è una buona medicina. Quindi altruismo, simpatia, sentimenti buoni, positività, non avere rancore, non avere sentimenti di vendetta, di invidia, di gelosia, di paura e tante altre cose che sono tutte, portano alla depressione, ma solo debilitano assai le difese immunitarie. E cosa interessante riguardo la gioia, riguardo la serenità, riguardo positivismo e queste cose qua, riguardo a questo l'Eterno Elohim Adonai nei rotoli speciali ha prescritto tante feste per lasciare e dire stop al lavoro. Quindi non soltanto alimentazione, igiene, salute, tante altre cose, all'approccio buono, positivo verso le cose positive della vita, ma perfino anche dire stop al lavoro, avere momenti di gioia, di festa, di riposo, di stare con familiari, con amici, con altri. Quindi è una cosa molto importante. Voi avete visto le persone che non si riposano neanche quando sono in spiaggia con la famiglia, sono al cellulare tutti ansiosi, ma la fattura, fate questo, mi raccomando, sono in continuo agitarsi praticamente.
E si sa, molte persone, come è successo con Junior Rockefeller, che è venuto praticamente a crollare, un esaurimento vitale enorme, non fa niente che era l'uomo ricchissimo tra i più ricchi del pianeta, che la sua vita era in pericolo a causa del stress che aveva e quindi è stato esaurito. E quindi cosa succede? Avere le feste, momenti di riposarsi, una cosa importante, ma soprattutto le feste per cui l'Eterno disse, durante queste feste, di gioire. Quindi questo approccio, buon allegro, una buona medicina, di ricordarsi delle cose positive, quante abbiamo, quante abbiamo ricevuto. E dice così traduzione, e gioirai tu, il levita, e lo straniero che è in mezzo a te, per tutte le cose buone che l'Eterno, il tuo Dio Elohim, ha dato a te e alla tua casa. Quindi cercare sempre di aumentare quante cose ci abbiamo, perché se si guarda solo agli altri, invece così dice guarda quante cose e gioisci. E dice, e quando gli ebrei mettevano in pratica e facevano queste feste che potevano gioire, si diceva all'epoca di Nemia che erano ripristinati dopo la cattività in Babilonia, quando sono tornati, disse loro non siate tristi, c'è scritto, andate, mangiate cibi squisiti e bevete bevande dolci e mandate le porzioni a chi non ha nulla di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro, non rattristatevi, perché la gioia dell'Eterno è la vostra forza. Quindi si sta parlando della gioia non soltanto nostra, la gioia sua, e che bisogna rafforzarsi e capire che l'approccio, questo, è importante come fu detto, e così via, e il testo continua che in tutte le loro città, Gerusalemme, hanno proclamato questo annuncio e così via, e quindi si sono rallegrati, hanno fatto la festa delle capanne e così via. E dice così l'Eterno in questi rotoli, e queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore. Le inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi. Le legherai come un segno alla tua mano, saranno come fasce tra gli occhi e le scriverai sui stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quando in avvenire, traduzione, tuo figlio ti domanderà, che significano questi precetti, statuti e decreti che l'Eterno, il nostro Elohim, Dio, vi ha comandato? Tu risponderai a tuo figlio, così l'Eterno ci comandò di mettere in pratica tutti questi statuti, temendo l'Eterno, il nostro Dio Elohim, per avere sempre prosperità e perché Egli ci conservasse in vita come è oggi. C'è questo concetto di sapere che i comandamenti, i statuti, cose che sono date sull'alimentazione, sull'igiene, di uscire fuori dall'accampamento, nel caso di malattia, comportarsi così, lavarsi le vesti, altre cose. Cioè, ha detto proprio il fatto di alimentarsi, alimentatevi piuttosto questo tipo di cibo, non quell'altro. Dice, sono state date, dice, per avere sempre prosperità. Il fatto delle feste, il fatto di gioire, altre cose, sono state date per avere prosperità, perché Egli ci conservasse in vita come è oggi. È incredibile, ma assiri sono spariti, non esistono più. Romani, antichi popoli, sono spariti, non esistono più. Antichi egizi sono spariti, non esistono più. Antichi babilonesi sono spariti, non esistono più. Invece, il popolo ebraico si è conservato lungo i millenni, nonostante le avventure e sventure, alti e bassi, ma si è conservato perché c'è una pratica di insegnare, tramandare, che certe cose sono importanti per essere conservate, per essere nella prosperità. Ed è verissimo, queste pratiche sono state praticamente completamente ignorate nel Medioevo, hanno fatto decimare praticamente migliaia di centinaia di migliaia di persone e popolazioni sono state sterminate a causa della peste, delle tante cose igieniche che sono state trascurate e così via, vediamo ancora oggi riguardo i
5. E sentite cosa dice, continua ancora la traduzione dell'ebraico: tu sarai benedetto più di tutti i popoli. Ma guardate, c'è una condizione. Oggi l'Eterno ha pure dichiarato che tu sei il suo popolo, un tesoro particolare, come ti ha detto, perché tu osservi tutti i suoi comandamenti e perché ti possa innalzare al di sopra di tutte le nazioni che ha fatto per lode, fama e gloria, e perché tu possa essere un popolo dedicato all'Eterno, il tuo Dio Elohim, come Egli ha detto. E dice: tutte queste benedizioni verranno su di te, c'è un elenco, e ti raggiungeranno, e qui la condizione: non perché sei il figlio di Abramo, non perché ti ho consegnato questi rotoli, no. Tutte queste benedizioni e queste conseguenze, che apparirai così, verranno, ma sono condizionali. C'è una condizionale qui: se ascolterai la voce dell'Eterno, il tuo Dio Elohim. Quindi, se tu inizi a fare come hanno fatto il Medioevo, a trascurare le norme igieniche, quelle sulla salute, quelle riguardo malattie, quello che riguarda quarantena, quello che riguarda tante altre cose, avrai le stesse conseguenze come gli altri, non sarai conservato, non sarai felice, succederanno tante cose. Quindi è condizionale. Allora, se l'ascolterai, sì, sarai benedetto nella città e sarai benedetto nella campagna, benedetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, il frutto del tuo bestiame, i parti delle tue vacche e il frutto delle tue pecore, benedetti saranno il tuo paniere e la tua madre, sarai benedetto quando entri e quando esci. L'Eterno ordinerà la benedizione di essere sopra di te, nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano, e ti benedirà nel paese che l'Eterno il tuo Dio Elohim ti dà. L'Eterno ti stabilirà per essere per lui un popolo speciale, come ti ha giurato. E di nuovo condizione: se osservi i comandamenti dell'uomo, o cambiati, no, i comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, il tuo Chi. E di nuovo condizione: e se cammini nelle sue vie, non tu e quelli degli altri che ti propongono, così tutti i popoli della terra vedranno che su di te è invocato il nome dell'Eterno e ti temeranno. L'Eterno tuo Dio ti collerà di beni nel frutto del tuo grembo, nel frutto del tuo bestiame e nel frutto del tuo suolo, nel paese che l'Eterno giurò ai tuoi padri di darti. L'Eterno aprirà per te il suo buon tesoro in cielo, per dare alla tua terra la pioggia al suo tempo e per benedire tutta l'opera delle tue mani. Tu presterai a molte nazioni, ma non prenderai nulla in prestito. L'Eterno ti farà essere la testa e non la coda, e sarai sempre in alto e mai in basso. Di nuovo condizione: non perché sei scelto, non perché sei progenie di Abramo, ma per tutte le nazioni. Se ubbidisci ai comandamenti dell'Eterno, non quelli degli uomini o cambiati o altre usanze che fanno altre nazioni, comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio Elohim, che oggi ti prescrivo, perché li osservi e li metti in pratica. E sentite un'altra cosa interessante: oltre le feste, oltre mangiare, ingegni, tante altre cose, e la gioia che è l'approccio ottimismo riguardo alla vita, sentite cosa dice. Disse che questi statuti, norme che ha dato, gli ha dato che tu prosperi, che tu ti conservi, che tu sia felice. E riguardo a questa felicità, questa cura che ha per loro, ordinava, avete visto una sera, abbiamo parlato del rotolo, del mini rotolo, uno dei mini rotoli, c'era uno argentato del 8 secolo avanti Cristo, che contiene queste parole in ebraico. Dopo tutti i millenni non sono cambiate, le troviamo così anche nella Tanakh moderna. Le parole che dovevano essere dette tutte le volte che c'erano adunanze davanti all'Eterno, il popolo doveva essere, tra virgolette, coccolato. L'espressione di affetto di cui esseri viventi hanno bisogno da parte del Sole Eterno, e
delle volte che c'erano queste adunanze, i sacerdoti di Aaron, i figli di Aaron, i suoi figli, dovevano alla fine di queste adunanze dire al popolo queste parole da parte sua, che in ebraico sono Yevulech Adonai Vishmere, Yael Adonai Panai Delecha Vekunecha, Issa Adonai Panai Delecha Veyasemecha Shalom. L'Eterno ti benedica e ti custodisca. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. L'Eterno rivolga il suo volto su di te e ti dia la pace. Cioè, la parola benedire, dire qualcosa di bene di te. Cioè, è il concetto quando uno dice del suo figlio: mi piace come sei buono, sei preziosa, ti voglio bene, per tu è sei importante. Questo è benedire, dire cose bene. Questa affettività che lui dà, questa sua profonda sfera emotiva, perché un essere personale, che versa sugli uomini e vuole che essere viventi, lo sappiano che di questo c'è bisogno. Quindi tutte le cose che sono state date, sia le feste, sia il discorso di cibo, alimentazione, così via, e così via, e così via, e incoraggiamenti che vengono dati, dice, sul popolo, su coloro che sono sicuri sotto le sue ali, perché mettono in pratica quello che dice lui. Incoraggiamento dicendo: guarda, tu sei al sicuro. Chi è come te, se tu cammini le sue vie, fai quello che chi può andare contro di te, perché lui è con te, al tuo riparo. E così via. Quindi ci sono altre informazioni che dice: facendo così, stando con lui sotto le sue ali, mettendo in pratica, seguendo lui, ed è cosa bella quotidianamente, giorno per giorno, lo sapete cosa dice? Allora Israele dimorerà sicuro. E quindi il bello sulle descrizioni che parlano che si possa dimorare al sicuro, di non temere la peste di giorno e spavento improvviso di notte, perché tu vivi quotidianamente, fai le cose che dice lui, sei insieme con lui. E questo atteggiamento che fu detto nei rotoli ebraici traspare nei rotoli ebraici del Nuovo Testamento. Coloro che erano il suo Messia dicevano questo: ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdotale.